Un saluto a tutti voi. Sono padre Sebastiano De Boni, coordinatore delle attività didattiche ed educative delle scuole erogazionisti in Padova, scuola paritaria associata alla FIDAE, la Federazione di Attività Educative delle Scuole Cattoliche in Italia, e faccio parte del Consiglio Nazionale. La nostra scuola qui a Padova svolge un servizio per la secondaria di primo e secondo grado con il liceo scientifico ed opzione scienze applicate. L'emergenza che abbiamo vissuto e non ancora terminata per il Covid ha imposto modalità nuove di far scuola, in particolare con la cosiddetta didattica a distanza. Un'esperienza che ha portato tutti noi a prestare maggiore attenzione all'importanza del percorso didattico ed educativo per i nostri ragazzi. Nello stesso tempo possiamo affermare che già da tempo abbiamo preso consapevolezza come la didattica debba rispondere sempre più alle nuove situazioni e al contesto sociale odierno, dove la scuola deve collaborare per formare il futuro delle nuove generazioni. Voglio ripercorrere con voi alcuni momenti del nostro cammino in questi mesi trascorsi, dove abbiamo accolto la sfida per testimoniare ancora una volta la tenacia e la volontà di compiere un percorso insieme scuola-famiglia per raggiungere gli obiettivi prefissati per quest'anno scolastico. Imponenti edifici con portoni chiusi e finestre abbassate, lunghi corridoi vuoti, aule deserte con mobilia catastata e strumentazione dismessa, cortili silenziosi con strutture che richiamano alla memoria la chiassosa attività ricreativa peculiare alla vita scolastica. È la scolaggiante immagine di una realtà surreale conseguente alla dilagante epidemia del coronavirus in atto. La dura prova che l'intera società sta affrontando, come ogni esame, evidenzia pregi e carenze del sistema globale, organizzato dal genio umano secondo una regola efficientista squilibrata. Per cui, in questa situazione, è meno arduo individuare chi è interessato a operare per il bene comune e chi invece pretende il bene per sé. Infatti, insieme a medici e infermieri professionisti operanti secondo un'etica che li spinge fino al sacrificio, ci sono anche opportunisti che nel momento del bisogno optano per scelte alternative. Così come in tutti i settori della complessa organizzazione sociale, originati dall'unica entità responsabile della formazione, che è la scuola. Per questo a essa va riconosciuto un ruolo fondamentale nel tessuto sociale. Ed è interessante anche constatare in momenti critici come questo la sua capacità resiliente, soprattutto se deve ricorrere a strumenti anomali per svolgere le sue necessarie funzioni. Our school doesn't stop. We keep studying remotely with our teachers. In English, we learn new vocabulary on Quizlet. We study new grammar topics with video lessons. We practice listening on Lyric Training. We play games on Kahoot. We collaborate and do group projects with our classmates. We practice for our end of year exam. And we keep in touch with our teacher on Google Classroom. So, keep calm and study English. L'emergenza che stiamo vivendo ha imposto modalità nuove di fare scuola, in particolare con la cosiddetta didattica a distanza. È un obbligo morale per noi, perché è il modo che noi abbiamo in questa situazione di tener fede al patto educativo stipulato con le famiglie. Ed è un obbligo imposto dalla normativa ministeriale al fine di tutelare il diritto costituzionale di garantire l'istruzione.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Come state? Tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto bene. Bravi ragazzi. Allora, vediamo un po'. Per oggi abbiamo degli esercizi da fare. Andiamo quindi a vedere. La didattica a distanza in queste difficili settimane ha avuto e ha due significati. Da un lato sollecita l'intera comunità educante a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del fare scuola, ma non a scuola, e del fare, per l'appunto, comunità. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, per evitare il rischio di isolamento e di demotivazione. Direi che se anche una scuola a distanza, cosiddetta, è una scuola in vicinanza, non presenti all'interno degli ambienti scolastici, ma vicini ai ragazzi nei loro ambienti familiari. Dall'altro lato è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento, ma è anche essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell'apprendimento, cogliendo l'occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità che si devono creare, soprattutto con la guida dei docenti. Questa esperienza di didattica a distanza, per quanto mi riguardi, non è stata una sperimentazione di novità, è stata più che altro una conferma che i miei studenti, che da sempre definisco millennials, probabilmente non aspettavano altro che un'esperienza di questo tipo per dimostrare come gli strumenti a loro più congeniali fossero appunto quelli in grado di renderli perfettamente autonomi nelle consegne. Ora, in questa nuova esperienza di didattica a distanza ho optato per l'utilizzo principalmente delle video lezioni interattive tramite il programma che mi ha fornito la scuola, molto valido, e contestualmente alle video lezioni interattive in diretta io registro una gran parte in audio con il cellulare dei miei interventi. Ho dei ritorni positivi da parte di quegli studenti che erano in difficoltà durante l'anno scolastico con la lezione tradizionale. In realtà in questa modalità qui, probabilmente perché possono riascoltare e rivedere gli esercizi svolti, stanno avendo delle migliorie. Devo dire che trovarsi tutti i giorni, scambiare sorrisi con i compagni, con i professori e col personale della scuola mi manca abbastanza, però con le video lezioni riesco, anche se in minima parte, a trovarmi con i miei compagni, con i miei amici, con i miei professori, che oltre a far lezione ci permette di stare insieme, aggiornarci e, quando è possibile, anche fare qualche risata. Arrivederla, professore! Tutto sommato, per me è stata una nuova sfida sperimentare questo tipo di istruzione e ne sto comprendendo le opportunità. Mi sto trovando molto bene ed i risultati sono di alto livello, anche se mi manca il contatto con i compagni di classe, i docenti e la struttura della scuola stessa. Siamo due genitori dei ragazzi che frequentano la scuola Rogazionisti. Volevamo ringraziare tutto lo staff, i docenti, il preside. Siamo molto soddisfatti della cura e l'attenzione con cui hanno saputo traghettare questo cambiamento in questi momenti appunto non semplici per tutti, e siamo soddisfatti e orgogliosi dell'operato di questi ragazzi che si sono adattati alla situazione contingente e stanno facendo del loro meglio per conseguire risultati eccellenti. Anche quest'anno Enea, il troiano valoroso, sta partendo per il suo viaggio, per la sua grande avventura. Lo stiamo studiando insieme, ma per la prima volta da sempre, probabilmente, nella storia della Repubblica Italiana, ognuno di noi lo sta facendo dalla propria casa. Noi insegnanti dobbiamo trovare nuovi modi per raccontare quella vecchia storia. I ragazzi la stanno imparando ognuno dalla casa propria
E questa volta anche le famiglie, anche i genitori, magari i fratelli e i nonni, stanno avendo un ruolo importante, stanno viaggiando con noi. È un viaggio nuovo in cui noi insegnanti dobbiamo riscoprirci ogni giorno, dobbiamo probabilmente regolare le nostre scelte, confrontarci. È probabilmente l'esperienza più faticosa e entusiasmante che sia capitata negli ultimi decenni di insegnamento. Ma come tutte le avventure, così come Enea è partito e non sapeva dove sarebbe arrivato, neanche noi adesso sappiamo dove arriviamo, ma per adesso ci stiamo sicuramente godendo l'avventura. Buongiorno professore, sono Marco e questo è il frutto del mio lavoro. È l'elefante del popcorn. Ho fatto gli occhi e la bocca e le orecchie con dei pezzi di carta. Le orecchie poi le ho ricoperte di alluminio. Anche i piedi sono rotoli di carta igienica, ricoperti di alluminio. E l'elefante tutto era uno scatolone di cartone ricoperto di alluminio. Il naso, cioè la proboscide dell'elefante, è una bottiglia di plastica ritagliata per farci. In diversi momenti durante la giornata comunico con i ragazzi e con i docenti e vorrei condividere anche con voi una breve riflessione che ho condiviso qualche giorno fa con loro. Ci siamo detti che sono passate diverse settimane da quando non hanno più varcato il cancello della scuola e queste settimane li hanno confinati poi a casa per affrontare questo momento critico della pandemia. Il tempo comunque passa e lo dobbiamo vivere bene anche se non avevamo previsto in questo modo. Ci siamo detti che abbiamo la possibilità di riflettere in questi giorni su tante cose che davamo forse per scontate. Possiamo comunque restare uniti, condividere questo momento di prova particolare per andare avanti, proseguire nel nostro cammino. Ho ricordato loro che i docenti gli sono sempre vicini quotidianamente, come sempre per aiutarli e accompagnarli nel cammino quotidiano, nel loro dovere dello studio. Ricordo loro che sempre li seguo, anche se a distanza, e sono contento per tutto quello che stanno facendo. Sono sempre nei miei pensieri e nella mia preghiera che quotidianamente rivolgo al Signore Gesù. Ho detto a loro che sono molto contento perché vedo che si stanno impegnando e si stanno organizzando bene il tempo quotidiano da dedicare allo studio e allo stare in famiglia. Ci siamo anche detti coraggio, dobbiamo andare avanti. Possiamo tutti insieme dimostrare che siamo una buona scuola e sappiamo fare squadra per dare il meglio di noi stessi. Dopo questo momento daremo sicuramente alla vita un valore diverso. Anche questa è un'opportunità per imparare cose nuove. Da questa situazione ne dobbiamo uscire insieme, ancora più forti. Andiamo avanti con speranza. Stiamo ormai programmando da tempo le attività per il prossimo anno scolastico. Di fronte alle diverse incognite che non hanno ancora ricevuto una risposta, sono tante le riflessioni che la FIDAE ha promosso per ripartire con ordinarietà ed un rinnovato entusiasmo il percorso scolastico con i nostri ragazzi. Nuove sfide ci attendono, ma è tanta la voglia di saper affrontare un nuovo anno con nuove idee, mettendo in gioco la nostra tradizione carismatica come rogazionisti, che deve saper leggere i segni dei tempi e dare risposte che sappiano orientare le nuove generazioni ad essere protagonisti autentici della loro vita. Carissimi, bentrovati. È terminato da poco l'anno scolastico e già siamo operativi per organizzare le prossime attività per l'anno 2020 e 2021, pensando a voi. La nostra scuola vuole offrire come sempre un ambiente sereno e sicuro in tutti i sensi. La nostra struttura
e molto ampia, gli spazi sono ben organizzati. Per questo porremo attenzione a tutte le precauzioni che sono richieste dalla normativa per poter iniziare un nuovo anno scolastico in un ambiente accogliente e che possa svolgere una didattica ordinaria. Per noi la scuola non si è fermata, lo sapete, quindi a settembre non possiamo dire si ricomincia, ma proseguiamo un percorso dopo le vacanze scolastiche per continuare il nostro cammino insieme. Vogliamo fare scuola per adempiere a un servizio a favore di ragazzi e famiglie che desiderano condividere un progetto educativo e formativo con noi. Vogliamo fare scuola perché il nostro carisma di rogazionisti è attento alla crescita umana e spirituale di ogni persona. Vogliamo fare scuola perché insieme a voi, nel nostro presente, vogliamo costruire quello che è il futuro di tutti noi. Per il prossimo anno scolastico noi siamo ancora qui, con lo stesso entusiasmo di sempre. Vi aspettiamo!